È tornato! Levati! Sono tornato dall'Africa! Dai, non tu, non... dammi sto coso! È tornata l'unica cosa trending topic che ci avevamo, il Mavic Mini! E tu te l'hai riportato in Africa e noi non abbiamo potuto fare il video, ti rendi conto? Cioè, non vi sono mancato io! Ma che me ne frega a me? Prendi, dove sta? Dov'è? È qui! Ah, guarda che bello! Piccolissimo! Un sacchettino! Pazzesco, eh! Prima di tutto, dov'è il caricabatterie di questa roba? No! Questo non ha un caricabatterie. Praticamente c'ha un connettore USB col quale puoi caricarlo tipo da un powerbank. Unica cosa, DJI, parto subito con una cosa che mi ha fatto rosicare. No, così perdiamo le views. Ma non mi interessa, ma l'USB micro, ma un bel Type-C, non vi piaceva? L'USB-C. Però è una figata perché hai visto quanto è piccolo, quanto è compatto. Nello zaino occupa solo uno spazietto. È una figata. Parlando di batterie, io vi suggerisco, in caso di un acquisto, di prendere la Flymore Combo, che è il pacchetto con cui vi danno tre batterie, un caricatore esterno, i paraeliche, il case per tenerlo, insomma tutte cose. Però la cosa fondamentale è che ci avete tre batterie. Ma perché quanto ci mette a caricarsi? Quanto ci mette a caricarsi completo non te lo so dire. Ma ho capito, ma allora che cosa? Zio, è uscito una settimana fa, non avevo avuto il tempo di studiarlo con attenzione. Io poi stavo in Africa a lavorare, non è che stavo a fare. Lo schema che usavo io era tenerlo nello zaino, vedi, vicino al power bank, così quando stava qui bello sereno, poi ogni volta che finivo un volo lo mettevo in carica. No? Bravo. Quindi anche se avevo volato solo per 5 minuti, mi ero bevuto il 20% di batteria, comunque lo mettevo in carica. Così poi al volo successivo ero prontissimo. Va bene, tutto pazzesco, però quindi quante cucuzze viene a costare questo aggeggino? La versione base costa 400 euro, questa che abbiamo noi, con una batteria e basta. La versione Flymore Combo costa 100 euro di più, 500 euro. Non sono proprio spiccetti, eh? È vero, non sono proprio spiccetti, sono comunque 800.000 lire. Ma quindi se me lo devo comprare come faccio, scusami? In descrizione c'è il link per comprare questo drone nello store di Fova. Fova ci manda le attrezzature, noi le proviamo e poi vi facciamo sapere che cosa ne pensiamo. Grazie. Prego. Questo è in assoluto il primo drone che entra a far parte del mio kit di attrezzature che ho sempre con me quando viaggio, per esempio. Perché è la prima volta che tu, spendendo 400 euro, ti compri un drone senza aver poi la costrizione di specializzarti e diventare un dronista. Questo, se leggi sul suo fianco, pesa 249 grammi. Quindi? Pesando 249 grammi è di un grammo sotto il limite per il quale poi ti serve una patente per guidare questo oggetto. Quindi questo vuol dire che io adesso posso prendere questo e andarlo a guidare dentro un asilo? Proprio sulle teste dei bambini, dici? Scusami, se devo rischiare rischio bene. No, attenzione ragazzi, non vuol dire che adesso noi andiamo a Piazza San Pietro durante la messa del Papa e lo facciamo decollare su 2000 fedeli, non è così. Non sarò io a dirvi dove far volare questo drone. Ovviamente dovete stare in luoghi dove non potete cadere sulle teste delle persone, sulle strade, sulle case. Dovete stare nel nulla. Non è un oggetto da far volare. È comunque un drone. Cioè vola. Oh, dovete stare attenti. Stai calmo. No, perché poi è un attimo, eh. Senti, me lo dai un attimo, per favore. Secondo me non è vero. Cosa? Questo è un pezzo di plastica vuoto, cioè non è vuoto, è fatto solo di plastica. Non è... Guarda. Piano, ti prego, non fare. Io non ci credo che questa cosa vola. Ma fammi volare. Guarda, ma fa volare. Ciao, vado a far volare il drone. Ti sembro uno che sta andando in giro con un drone in questo momento? Ehi, compare. No. Vuoi comprare una meridiana? Cosa stai facendo? Guarda, non mi fa dire. Devo togliere la cover al telefono perché la pinzetta del telecomando qua è fatta, vedi, per un telefono ultra fino. Ah, non ci puoi mettere la cover? Se c'hai la cover non va bene. Però una cosa che mi dà un gusto pazzesco sono questi joystick che si chiudono qua dentro, capito? Così quando lo trasporti non rischi di spezzarli. Io suggerisco di comprarsi subito, questo lo devo fare ancora, un altro cavetto USB per connetterlo al telecomando, perché se poi stai in Africa e si rompe il cavetto USB, io penso che... Guarda, The home point has been updated. Take off. Com'è la qualità quindi alla fine? Allora, la qualità di questo drone è, secondo me, al limite del bene.
Cioè, va benissimo se facciamo un diario di viaggio, un vlog, un qualcosa come destinazione a YouTube. Non va bene se lo dobbiamo utilizzare in ambito professionale. Comunque c'è montata sopra la camera che penso sia quella dell'Osmo Pocket. Però principalmente la cosa che non lo rende pro è che non puoi impostare nulla di manuale. Tutto automatico. Tutto, bianco, esposizione, otturatore. Tutto. Così è un po' un'amarezza. Lo so, però devono fare qualcosa per farti comprare gli altri droni, sennò poi tutti si comprano questo. Secondo me poi ci sono una serie di trovate in post-produzione che si possono applicare, tipo un denoiser, una color correction che valorizzi i colori di questa camera, per rendere il tutto più cinematografico. La modalità che mi diverte di più per guidare questo drone è la modalità sport, in cui è velocissimo. Guarda. L'abbiamo perso. Molto divertente la modalità sport, ma ovviamente la modalità più fica è la modalità cinematografica. È tutto più smooth, più lento, ti permette di fare tutti i movimenti che sono fluidi e belli. Io non mi arrendo, sollevo un'ulteriore questione. Così piccolo è soggetto un sacco alle folate di vento. Vero ma non verissimo, nel senso è leggero e quindi la potenza dei motori è calibrata sul peso del drone. Io adesso, oggi è tranquillissima la giornata, in Africa pochi giorni fa c'era un vento della Madonna in un posto fichissimo e io ho detto: senti, famolo volare, vediamo come va. Siamo in un posto bellissimo, siamo in un posto meraviglioso. Guarda, guarda che bello! Lo schianto. Eccolo lì. Lo so schiantare, lo so schiantare. Poi secondo me un elemento positivo del fatto che costi così poco è che tu da operatore stai più tranquillo a farlo volare anche in situazioni in cui magari è un po' rischiosetto per il vento, tipo c'è tanto vento, potrei schiantare questo oggetto contro un albero. Sì, però stai schiantando 400 euro, non stai schiantando 2000 euro di drone. Poi in più, se uno si fa l'assicurazione della DJI, che costa tra i 30 e i 40 euro, se lo schianti e recuperi la carcassa, loro te lo ridanno. Ovviamente poi c'è tutta una serie di funzioni di quelle automatiche che tu gli dici: adesso girami intorno, vai, allontanati da solo. Però sono quel tipo di inquadrature più da filmetti delle vacanze, per un uso amatoriale. Dai, mi hai convinto, lo prendo. Tieni. Ma così? Il telecomando ti serve? Sei stato bravo. No, guarda, quello lo puoi tenere, non c'ho bisogno. Prendo il telefono. Questo lo tieni per ricordo, poi me ne faccio mandare un altro. Bello, grazie. È stato molto utile. Grazie a te. Ti mando un messaggio poi. Ok. Ciao. Ciao.